Davide, devi essere contento per la prestazione dei tuoi ragazzi, però visto il risultato finale immagino che ci sia molta amarezza, perché perdere una partita dominata in lungo e largo contro il Real Madrid, immagino insomma non ti vada proprio a genio come cosa. Beh, il calcio è questo, subisci un tiro in porta, subisci un gol, tu credi tanto, prendi traverse, eh? Però va bene così, siamo rimasti, siamo contenti della prestazione, i ragazzi hanno lavorato bene, si sono comportati bene. E andiamo avanti, pensiamo alla prossima. Ecco, per fortuna che voi del settore giovanile riuscite a regalare un po' di soddisfazioni al popolo gialloblu, che insomma quest'anno non ne ha avute tante. E ti chiedo, ci sono tanti giovani che oggi si sono messi in mostra, qualcuno l'anno prossimo potrebbe perfino ambire al doppio salto già con la primavera di mister Pavanel. C'è questo ragazzo, questo attaccante Sane, classe 2000, insomma, che ha dimostrato di essere un giocatore molto molto importante. Insomma, ci descrivi un attimo i tuoi giovanissimi gialloblu. Ma singolarmente è meglio non parlare, lo so che a te non piace, dopo si monta la testa, devo vero? Dire che questo è un gruppo che hanno lavorato bene in precedenza, stiamo cercando di lavorare bene anche adesso e speriamo che abbiano la fortuna di riuscire a fare questi benedetti passi in avanti e di riuscire ad arrivare alla prima squadra. Un torneo così importante come il trofeo Città di San Bonifacio cosa può dare ai tuoi ragazzi? Ma tantissimo, perché intanto dà un'opportunità di giocare contro squadre blasonate come ci è capitato l'anno nel girone, che sono Juventus e Real Madrid, visto che comunque facciamo un campionato di Lega Pro, giochiamo contro le squadre di Lega Pro e le squadre professionistiche sono veramente poche, quelle che hanno magari la seconda squadra come noi, perciò è un torneo che ci fa capire a che punto siamo, a che livello siamo con i nostri ragazzi ed è una cosa importante per la crescita. Una battuta però me la devi fare su Sane, in 2000 ha fatto tanti gol. Chi è Sane? No, lo conosco. Ah, non lo conosci? Ok, non insisto più. Allora Davide, chiudiamo però con un complimento, un plauso ai tuoi ragazzi, perché insomma ha fatto un campionato da protagonisti dalla prima all'ultima giornata, questo sì, me lo puoi dire, dai. Assolutamente, l'ho detto prima, cioè i ragazzi hanno lavorato bene, si sono comportati bene, al di là del risultato finale sono cresciuti molto, perciò hanno conseguito una posizione di classifica anche coerente per quello che hanno dimostrato sul campo. E io sono rimasto contento, ma come ero contento anche l'anno precedente. E quindi possono essere anche contenti i tifosi gialloblu, perché insomma il settore giovanile ha delle buone leve molto importanti per dare un futuro roseo a questa società. Ma questo è il nostro compito, cercare di crescere i giovani in prospettiva per una squadra, perciò noi ci mettiamo tutta la passione, tutta la volontà e speriamo per loro che un domani ci arrivino.